Appuntamento con Supposte da Franco Quarto, un ringraziamento e il ringraziamento più entusiasmante. L'argomento di oggi, prima di dare la linea a Francesco Errante e Alter, è il tesoro di Alerico. È una supposta ricchezza o una ricchezza a forma di supposta? Ecco, questo è l'argomentare col quale interverremo nel vostro grazie quotidiano. Grazie Franco Quarto. Fra l'altro mi dicono che ti stai attrezzando per scrivere Ti amo sulla sabbia, ma questa volta con una stampante 3D, è vero? Sto facendo delle prove ancora per essere al passo. Bene. Proprio. Vabbè, rientriamo all'interno del nostro blister per la somministrazione della supposta. È un argomento, quello del tesoro di Alerico, che è re dei cunni e dei caggi, che sta ovviamente prendendo tutti gli abitanti della città di Pecorina, dei Culapponte. Ti pare? Sì, è così. Abbiamo in collegamento niente poco di meno che il saggista, economista e giustista Ludvak van Kartoffel. Un grande saluto ecco. A Ludvak van Kartoffel. Grati gioia poter essere qui vostro ospite, che gli vuole bene adesso. Ecco, la leggenda narra di questo re Alerico, re dei Cunni e dei Caggi, che alla confluenza fra i fiumi Ingrato e Buseno, senno del Bu, chissà dov'è il senno, venne seppellito con un tesoro enorme. C'è qualche avvisaglia che possa... tutto ferro, ancora non ho trovato il tesoro, ma qualcosa, per esempio di lavatrici di enormi dimensioni, carica dall'alto, ma pure carica frontale, quindi che significa che lavavano di tanti intumenti i barberi. Quindi già da questo, professore, possiamo dire che i barberi non erano dei cosi fitusi, cose luard, assassini, stupratori, lagi, pezzi infami e chi più ne ha ne metta, no? Mi pare di poter... Infatti questi ci dà grande gioia, perché vuol dire che possiamo riscrivere nuova pagina di storia. Soprattutto abbiamo trovato pure dei cammellini di peluche che erano i giocattoli dei bambini barberi, che poi è arrivato PS4, è arrivato Nintendo e hanno sostituito ai cammellini di peluche. Vabbè. Grazie professore, la disponibilità è certamente bella tenerla da un luminare come lei. A proposito di luminari e luminarie, restituiamo la linea per la chiusura al nostro Franco Quarto. Prima di aver ringraziato il nostro magnifico Luca Chito, grazie davvero, certo, che mi tiene sempre sotto la sua ascella protettrice, vorrei dirlo. Ma diciamo che tiene sotto la sua ascella protettrice tutti e tre, tiranno com'è insieme al tempo, che tiranno, è finito.